Batman. Io ho aspettato di prendere il coso, Garrus, il coso, per portarmelo appresso. Però prima parliamoci con Garrus, perché ancora non ci abbiamo parlato. Dov'è? Cacchio sei, Garrus. Non mi ricordo dove sta lui. Penso sotto. Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato. Se poi non è vero. No. Richiesta dal comando di Cerberus. Che vogliono? I rapporti indicano che lei ha operato nella nebulosa Omega. Vorremmo che lei indagasse sul pianeta Lorek nel sistema Fatar, esamini il pianeta alla ricerca di una base dove riteniamo che i mercenari di Eclipse tengano prigioniero uno dei nostri agenti. Dovrebbe riuscire a rilevare il trasmettitore, bla bla, recuperi l'agente. È delicato, va bene. John Whitson. Meno male che non mi sono arruolato. Ma che è quel ragazzino a cui ho rotto la pistola? Ehi, Aria mi ha dato questo indirizzo. Aria, che dà il mio indirizzo così. Credo di averti conosciuto all'Afterlife di Omega. Mi hai fermato prima che mi unissi a quei mercenari. Ero proprio incavolato con te. Quella sera mi sono ubriacato di brutto e solo qualche giorno dopo ho visto i notiziari in cui si diceva che quasi tutti quei mercenari erano stati ammazzati da Archangel. Non so chi tu sia o se sei ancora in vita, ma grazie. Oh, che cutie! Cercherò di sfruttare al meglio quello che hai fatto per me. Super cutie! Poi, le acque si sono calmate di nuovo da segreteria della clinica Omega. Comandante, volevo ringraziarla che... Ah, è Daniel, l'assistente di Mordin. Vabbè, sì, mi ringrazia, tutto va bene nella clinica, sono felice. Addirittura i Sole Blu si sono offerti di occuparsi della sicurezza del posto e io tengo i mech attivi. Non commetterò due volte lo stesso errore. Bravo, Daniel. Andiamo a parlare con Garrussuccio. Mi pare che sia nella sala macchine, ma non ci scommetto la vita. Dove sarà? Non me lo ricordo. No, non è qua. No, è nemmeno qua. Uffa, dove cacchio è Garrus? Nella zona degli alloggi, forse. Forse qua sotto. Mi pare il mio Hai cervello. sentito? È svanita un'altra colonia, Ferris Fields. Sì. Ferris Fields. Edley non aveva un Qua, qua, fratello qua. laggiù. Già, non l'ha presa bene. Eccolo! C'è Ida, vabbè, parliamoci. Shepard. Ti serve qualcosa? Hai un minuto? Certamente, stavo solo controllando i sistemi offensivi. Non si può mai essere troppo Non si può cauti. cambiare la Durante corazza. la nostra lotta contro Saren, pensavo di aver visto tutte le armi dell'universo. Il lavoro da mercenario mi ha dimostrato il contrario. E ora Cerberus ha ricostruito la Normandy, aggiungendo anche dei potenziamenti. Vorrei che ci fossimo uniti a loro prima. Addirittura lui invece è talmente renegade che dice: vorrei che ci fossimo uniti a loro prima, Cerberus. Non ha tanti dubbi su Cerberus. Però dico, su Mass Effect 1 avevamo 8.000 corazze che non sapevo che farmene. E lui ora si tiene questa spaccata, vabbè. Beh, lieta di vederti integrato, che ti devo dire. Mi fa piacere vedere che vai d'accordo con il nuovo equipaggio. Sono amichevole quanto può esserlo un gruppo di affiliati di Cerberus. E poi tu hai garantito per loro. Non posso certo mettere in dubbio il tuo giudizio, non dopo aver fatto ammazzare la mia squadra. Di cosa si occupava la tua squadra di mercenari? Da quanto ho capito, non eravate sul mercato. Hai visto, Omega? Era piena di criminali che abusavano degli indifesi. Ho formato una squadra per tenerli in riga. Non eravamo mercenari. Perlomeno non ci pagava nessuno. Ci finanziavamo eliminando schiavisti, pirati o bande che si erano spinte troppo oltre. Praticamente faceva un po' il Batman della situazione. No, eri un criminale. Sembra che tu non ti sia fatto molti amici tra le bande. Ho costretto tre bande mercenari a lavorare insieme per eliminarmi. Il mio capo dell'SSC ne sarebbe fiero. Era semplice. Colpivamo le loro spedizioni, sconvolgendone le attività. Li logoravamo, li rendevamo furiosi. Accorrevano in carica nelle nostre imboscate accuratamente preparate. Fuoco incrociato e tiratori, pulito e preciso. Non avevano alcuna possibilità. Tra l'altro, non so se avete notato, ma le cicatrici mi stanno guarendo senza fare l'operazione perché sono eroe. Come sei finito a combattere i mercenari qui su Omega?
Dopo che la Normandia venne distrutta, mi addestrai per diventare uno spettro, ma non funzionò. Troppa politica nella cittadella. Nessuno era disposto a correre il rischio. Omega era piena di criminali che nessun altro poteva toccare, e non c'era alcuna burocrazia a ostacolarmi. Era il luogo perfetto. La gente ha bisogno di credere in qualcuno. Qualcuno che si opponga ai criminali locali. Archangel comunque era palesemente il suo nickname di MSN che ha riutilizzato. Archangel 91. Grazie Luppio 1979, grazie mille. Questo spiega come hai cominciato, ma come sei finito con una squadra? In modo molto simile a come tu hai formato una squadra per combattere Saren. Basta dimostrare di poter fare le cose e la gente si aggrega. Mercenari che volevano espiare qualcosa. Specialisti in sicurezza stanchi di giocare secondo le regole. Io ho dato loro la speranza. E ora sono morti. Questo dimostra che cosa sono. Tra l'altro, se non erro, queste vicende di Archangel con la sua banda, prima che io lo incontrassi su Omega, dovrebbero essere raccontate in un fumetto. Mi pare. E io dico mi pare, ma mi pare pure di averlo letto. Cioè, perché il mio cervello è così, ragazzi. Io dimentico tutto. Come vedete, ora è per me una semi-blind. Nel senso che mi muovo molto. Conosco tutto, so tutto benissimo della lore di Mass Effect. Mi muovo molto bene. Però tante cose mi stupiscono ancora, perché sono così, cioè mi dimentico tutto. Però dovrebbe esserci il fumetto. Parlami della tua squadra. Eravamo in 12, me compreso. Ex militari, agenti dell'SSC, il solito. Avevamo un Salarian esperto di esplosivi. Sono certo che avesse un passato nella squadra operazioni speciali. Che tu ci creda o no, lo specialista tecnico era un Batarian. Non molto cordiale, ma poteva violare qualsiasi sistema esistente. Non ricordo, in caso di un rinnegato le cicatrici rimangono anche in Mass Effect 3? Sì, sì. Come hanno fatto quei mercenari a eliminare la tua squadra? È stata tutta colpa mia. Uno dei miei uomini mi ha tradito. Comunque ora è tutto spoilerato da lui. Turian di nome Sidonis. Mi ha attirato lontano prima che i mercenari attaccassero la squadra e poi è scomparso. A parte me, sono tutti morti. Per colpa sua. E perché io non l'ho previsto. Non sono sicura di capire. Cos'è successo esattamente? Sidonis mi ha chiesto aiuto per un lavoro. Una volta arrivato al luogo dell'incontro, non c'era nessuno. Quando sono tornato al nostro rifugio, i mercenari avevano ucciso tutti i membri della mia squadra tranne due. E anche loro non sono durati molto. Sei sicuro che sia stato un tradimento? Magari hanno ucciso Sidonis per primo. No, ho fatto delle ricerche tramite dei vecchi contatti. Aveva riservato un volo per lasciare Omega poco prima dell'attacco. Inoltre ha ripulito i suoi conti privati prima di partire. Mi ha venduto ed è fuggito. Sai dove si trova Sidonis ora? No. Dopo aver lasciato Omega ha fatto perdere le sue tracce. Ma continuerò a dargli la caccia. Ho perso l'intera squadra tranne Sidonis. Un giorno lo troverò e regolerò i conti. Grazie per essere passata, Shepard. Ora ho delle cose di cui occuparmi. Ok, ci ha raccontato tutta la sua storiella. Molto bene. Adesso voglio passare un attimo da Mordin. Per i potenziamenti. Vediamo anche che mi dice. Super cute. Beh, innanzitutto tu, Kelly. Come sta il nostro recente acquisto Turian? Le sue ferite sembrano dolorose. È un soldato. Ci vorrà ben altro per fermarlo. C'è qualcosa in lui. Mi viene voglia di stringerlo a me e sussurrargli: andrà tutto bene. Madonna, questa quanto ci prova con tutti. Lascialo in pace. Dio, lascialo in pace. Oppure lo penso anch'io. Hanno un po' cambiato il volto di Kelly, sì. Ma penso anch'io, dai, uffi. Lascialo in pace, vabbè. Capisco cosa vuoi dire. Ad ogni modo, come posso aiutarla, comandante? C'è qualcosa per me? Per il momento niente. C'è altro, comandante? È tutto.
Sarò qui se gli occorre qualcosa. No. Vediamo Joker cosa ha da dirmi. Hadley, ho sentito di Ferris Fields. Notizie su tuo fratello? È sparito. Sono tutti spariti. Ma li salveremo. Ehi, comandante. Garrus è di nuovo tra noi. Bene. È sempre stato il mio preferito, anche se a volte era troppo rigido. Qui va tutto bene, presumo. Stiamo solo discutendo della personalizzazione del mio posto di lavoro. I regolamenti di Cerberus sono chiari, signor Moreau. La personalizzazione non include l'applicazione di grasso sulle mie telecamere. È arrabbiata solo perché tutti i filmati su di me sono venuti malissimo. Per ora è tutto. Ci vediamo, comandante. La Joker. Che fai? Andiamo da Mordin, va. Sì, lo so, lo pensano tutti, ma tu vedi uno per la prima volta, mi viene voglia di abbracciarlo. Ciao Mordin. Shepard, come posso aiutare? Qualche idea su come prepararsi ad affrontare? Idee sì, costose, ma potenzialmente utili. Vabbè, ma questo lo posso fare anche al coso. Avvisami se i potenziamenti sembrano utili. Installazione possibile quando... Ti va bene questo laboratorio? Soddisfacente. Rilevato qualche dispositivo di ascolto. Distrutti quasi tutti. Consegnati quelli più costosi a Miranda. Tutto come previsto. Necessari più campioni, più dati su collettori, campioni di tessuti. Portami qualsiasi cosa. Io analizzerò nuove tecnologie. Va bene. Ti lascio lavorare. Sono qui in caso di bisogno. Allora, danni mitra, ecco, a me questo serve. Non ho abbastanza cose per altre. Materiali per altre cose. Capienza me. Danni abilità tecnologiche. Molto bene. Capienza me di gel. Però a me serve modulo trauma. Eccolo. Potenziamento medico. Praticamente così coesione ripristina tutta la salute. Quando resuscito qualcuno. E niente, prototipi. No, questa non mi piace. Factotum di Mordin. Mordin ottiene un bonus di 20% danni tecnologici. Tiè Mordin, tiè. Poi dici che non ti voglio bene. Lanciami trame ossa pesante, questo è importante. Shepard subisce il 50% in meno dei danni dagli attacchi in mischia. Va bene, fatto. Shepard, hai un minuto per me? Sì, molto volentieri. Prima ha parlato di lavoro. Periodo con squadra operazioni speciali. Studiavo genofagia. Forse non interamente sincero. Omissione. E forse altre menzogne. Ma chiarimento necessario. Missione troppo importante per avere segreti. Lavoro su genofagia molto più di semplice studio. Che carino che subito sta ammettendo che mi ha mentito. Menzogne. Lo sospettavo. Immaginavo che non mi avessi detto tutto. Scusa, informazioni riservate. Ma tu meritato storia completa. Devi conoscermi, sapere cosa posso fare, cosa ho fatto. Oh, io meritato! Non mentivo del tutto. Inizialmente ho fatto solo ricognizione, poi ho scoperto dati. Preoccupanti. Popolazione Krogan cresceva più rapidamente di quanto previsto. Krogan si adattavano a genofagia, malattia in recessione. Ah, quindi praticamente all'inizio in realtà sta genofagia non stava avendo effetto, perché i Krogan si adattavano. Malattia in recessione. I Krogan si sono semplicemente evoluti o i loro scienziati hanno trovato una cura? Scienziati Krogan? Ah, ma hai incontrato uno degno di tale nome? No, evoluzione naturale. Fisiologia Krogan estremamente affidabile. Surplus di organi, sistemi ausiliari, rigenerazione cellulare. Genofagia come qualsiasi altro ostacolo naturale, superato da evoluzione. Forse hanno avuto solo un anno fortunato. O forse sono partiti meno mercenari e più Krogan sono rimasti a riprodursi. No, Shepard. Fattori sociali e ambientali debitamente analizzati. No, dilettante. Picco demografico causato da adattamento a genofagia. No, altre possibilità. Vuol dire no, dilettante. Comunque, Shepard, io non insegnerei a Mordini nel suo mestiere, comunque. Qua posso dirmi sollevata del fatto che i Krogan siano resistenti alla genofagia oppure preoccupata. Ma rimango nel mezzo.
Cosa ha fatto la tua squadra quando ha scoperto che i Krogan stavano sconfiggendo la genofagia? Condotto personalmente squadra scientifica. Genetisti, chimici, sociologi, matematici. Creato nuova versione di genofagia. Rilasciata su Tuchanka e altre aree Krogan. Ristabilizzato popolazione Krogan. Cioè lui praticamente ha creato... Cioè hanno creato... Con lui una nuova genofagia. Più potente. Non hai mai considerato delle alternative? Centinaia, migliaia. Genofagia modificata ha offerto esito migliore. Stabilizzato popolazione, evitato scandalo che avrebbe scatenato ira Krogan. Scongiurato potenziale genocidio, guerra devastante. Soluzione migliore per Galassia, Krogan inclusi. No, non bastava sterilizzarli, secondo me è proprio stupida come domanda. Ma non gliela faccio. Come avete diffuso la genofagia modificata? Operazioni segrete, ospedali, centri clan, scorte d'acqua. Molto difficile. Pochi Salarian su Tuchanka. Squadra scoperta diverse volte, liberata con forza, arduo. Meglio quando cose andate come previsto. Tuchanka ovviamente è il pianeta natale dei Krogan, bisogna specificarlo perché lo dà per scontato il gioco, ma lo specifico. Come funziona la genofagia modificata? Evoluzione Krogan inserito codice genetico fasullo in siti d'attacco di genofagia. Modifica ha creato altre aree per attirare codice genetico fasullo. Lasciato siti puliti, operativi, ottimi risultati. È stato uno sbaglio, hai fatto la cosa giusta, grazie per avermelo detto. Anche qua, vabbè, ovviamente la genofagia non è una bella cosa. I punti esemplare sono espliciti, si prendono con le risposte blu, Midna mi confermerà. Allora, tu puoi aumentare punti esemplare anche solo con le risposte che sono a destra, in alto esemplare. Me è al centro, anche se non sono blu. Al centro neutro, in basso rinnegato. Ci sono alcune risposte, quelle blu e rosse, che si possono sbloccare solo se hai tanti punti esemplare e rinnegato. Però già queste mi danno punti esemplare e rinnegato. Non tutte, però sono risposte esemplare e rinnegato. Eroe e rinnegato. E questo è neutro. Non è sbagliato il dici tu, blu è eroe, rosso è rinnegato, però anche queste sono eroe e rinnegato, anche se il gioco non lo dice. E non lo so che dire, dico grazie per avermelo detto. Immagino tu l'abbia raccontato a ben poche persone, Mordin. Grazie per avermelo detto. Volevo sapessi che sono pronto a tutto, se necessario. Devo riprendere lavoro. A presto. Magari durante prossima elaborazione e analisi tessuti. Ottima. Va bene, ciao Mordin. Io direi... Allora, siccome siamo su Omega, un attimino... Devo consegnare... prima facendo la missione di Archangel abbiamo trovato un datapad per Aria. Questo qua... Dov'è? Ecco. Consegna il datapad ad Aria. È stato recuperato un datapad durante un tentativo di reclutare Archangel. Contiene informazioni che potrebbero interessare Aria T-Lock. No, però aspettate. No. Questo lo facciamo in un altro momento. No, scusate, questo lo facciamo. Mi sono ricordato di una cosa. No, facciamo invece il... Andiamo nel punto di schianto della Normandy. Sì, ho fatto benzina, sì. Andiamo. Dobbiamo andare ad Amada. Ed ora consuma carburante. Per spostarsi da un sistema all'altro. Carora. Innanzitutto si scansiona Carora anche se dice livello mediocre. Quindi non ha tanti minerali sto posto. Dai, tirami fuori qualcosina di più interessante. Qua. Sonda lanciata. Poi sempre platino. Vabbè, ora è povero. Ora è povero. Vabbè, dai. Facciamo così. Sonda lanciata. È ancora povero. Lo so perché c'è scritto dietro la mia webcam, quindi non lo vedete.
Facciamo così, dai. Procedo al lancio della sonda. Iridio. Basta, rinuncio. Poi, questo pianeta si chiama Engana. Buono, qua dice. Ehi, quanto sonda palladio. Lanciata. Ora puoi avviare, va bene. Ma io c'ho il buco nero, cosa fai i buchi neri? Cioè, ma di che stiamo parlando? Procedo al lancio della sonda. Va bene, dai. Sonda lanciata. Ehi. Procedo al lancio della sonda. Ancora è buono. Platino a profusione. Prima, ieri ragazzi, qualcuno chiedeva: ma Shepard lo sta facendo con un permesso? Sonda lanciata. Nei progetti di ricerca, l'elemento zero viene utilizzato per potenziare amplificatori biotici e factotum, rendendo più efficaci i poteri biotici e tecnologici della squadra. Sì, stavo parlando Ida però. Lo fa con un permesso oppure così fa semplicemente un terrorismo intergalattico? Io penso che faccia sia abusiva. Ho il sospetto che sia proprio abusivissima. No, basta Platino, puntiamo sull'elemento zero, anche se è poco. Sonda espulsa. Siamo a mediocre, eh? Mi sa che... Vabbè, dai. Prima di andare ad Alchera, dove si è scandita la norma di... probabilmente dove mi sono scandita pure io. Questo è mediocre, non ce ne sono tanti. Procedo al lancio della sonda. Da spettro può, ma non penso che possa... così. Sonda espulsa. Poi se fosse così facile l'avrebbero già fatto mille altre persone prima. Ok, andiamo ad Alchera. Ho rilevato un'anomalia. Ok, atterriamo. È un pianeta ghiacciato. Ah, lo posso anche scansionare ed è ricco. Rivelata anomalia. Ah sì, lo devo scansionare perché così trovo il punto di schianto. Procedo al lancio della sonda. Ho trovato qualcosa. No, prima fammi... Procedo al lancio della sonda. Fammi devastare tutto. Sonda lanciata. Eccolo. Procedo al lancio della sonda. Vai, un po' di... Va bene, va bene, ci sonda sto. Espulsa. Ah, sta dispiegando cos'è Mass Effect, che carino. Sonda espulsa. Quando faranno un gioco come questo, magari nella nona o decima generazione di videogiochi? Procedo al lancio della sonda. Ma in teoria dovrebbero fare il nuovo Mass Effect. Cioè, l'hanno già annunciato, quindi è già in fase di sviluppo. Sonda espulsa. Io spero solo che sia... che ritorni un po' alla bellezza della trilogia. Ok, stiamo... La vecchia Normandy. A vero, non mi posso portare la squadra presto. Potevo andarci tranquillamente. Ah,
questa è tutta la Normandy sventrata. Shepard, stai serena, leva la pistola. Medaglietta identificativa. 1 di 20. Sono morte tante persone. Tra cui anche Presley. No, non è un DLC, è proprio così. Per posare il monumento? Oh, che bello. Ma chi l'ha fatto sto monumento alla Normandy? Quando l'hanno fatto? Io mi ricordo che era DLC. No. Ashley! Qua è dove stava lei. Ma questa era la mensa, non è dove stava lei. Qua è dove stava Kaidan. Però per predefinito hanno detto sarà morto Kaidan, no, non Ashley. Quindi facciamo la scena qua. Perché tutti sono maschi e scelgono di far morire il maschio. In effetti tutti quelli con cui ho parlato hanno fatto morire Kaidan, non Ashley. Oh... Ah, ci sono i nomi, la Flame Orden. C'erano i nomi e non li ho letti, Dio. Emerson Hector. Beh, una ragazza farebbe lo stesso con Ash. No, ma anche tante ragazze. No, Kate, no, io. Ho avuto una storia con Liara. Beh, Barrett Germin. Non sono. Cioè, non è che. Non si sapevano i nomi. Quindi potrebbero scrivere anche. Vabbè. Dadobax. Va bene lo stesso. Ce lo facciamo andare bene perché non. Grieco Marcus. Grenado Caroline. No, Caroline, penso Caroline. Grazie Udri. Ma quello è il mio mago? Il mago! Il mago, signore, il mago! Ora ci andiamo. Raman Mandira. Wabiri Amina. Nomi generati casualmente. Qua ci siamo stati? No. Non mi ha fatto leggere il nome. Ma io di Andromeda abbiamo fatto la recensione. A me è piaciuto come gioco. Non come Mass Effect. Non mi è piaciuto come Mass Effect. Come gioco sì. Non era male. Draven Rosamund. Cioè, ha tutte le caratteristiche che ha, anzi, ha un sistema di combattimento decisamente migliorato, un'esplorazione bla bla, anche troppo.
Però no, cercava di fare Shepard 2.0, ma risultava solo una brutta copia. Tax Carlton. Questo che cos'è? Un pezzo di nave così. Bakari Jamin. Poi trovare le... cioè, una nave distrutta e trovo le medagliette identificative che sono minuscole. Ma non c'è niente, eh? Casco N7, raccogli subito! Il mio casco! No, le espressioni facciali all'inizio erano vergognose di Mass Effect Andromeda. Quelle, infatti, pure noi ci siamo lamentati. Però vabbè, quello... vabbè. No, la mappa galattica così è finita. Chase Addison. Oh, il diario di Presley. Dati non recuperabili, bestemmie varie. Ho parlato di questo con il comandante, non bestemmie varie. Tutti quei dannati alieni a bordo della nave più avanzata dell'Alleanza, non mi fido di loro. Spetch, quella dannata Asari. E un Aquarian, cosa pensa che sia questo Shepard? Uno zoo? Oh mio Dio, salta fuori il lato oscuro di Presley. Cioè, quando assumeva il comando tentava di ucciderli. Voce 2. Bestemmie varie. Con l'Aquarian. Che cosa hai fatto con l'Aquarian? Sembra che stia facendo un qualche pellegrinaggio cercando di migliorare una nave madre. Posso capirla. Pref, fare da babysitter ai miei bambini o altro. Ma se proprio devo stare a bordo, suppongo che non mi dispiaccia troppo. Voce 3. Bestemmie varie. Da un po' di tempo e non sto rileggendo ciò che avevo scritto in questo diario. Non... come potessi essere tanto cieco allora. Ah, si è poi pentito. Che super cutie. Sono salita su questa nave pensando che l'umanità fosse sola nella galassia. Shepard ha portato a bordo tutti questi alieni e non avremmo mai potuto farcela senza di loro. Sono orgogliosa di affermare morirei per ogni membro... che non morirei! che morirei per ogni membro di questo equipaggio, a prescindere dal loro pianeta di nascita. Oh, grazie Lorenzo 3110. Qua è Presley versione non remastered. Aveva i capelli bianchi. Perché nella remastered l'hanno ringiovanito. No, non volevo leggere. Potevano rimasterizzare anche il ricordo della remastered. Ma del mago non dici nulla, Shep? Guarda, c'è il macuccio. Quante gliene abbiamo fatte a sto mago? Quanti pianeti abbiamo esplorato da testa in giù? Quanto guidava male Shepard? ne manca una. Ne manca una. Dai che tipo qua. Quanto vomito dentro al mago. Dov'è l'ultima? Qua ci sono stata? Sì, ci sono stata prima. No, dov'è l'ultima? The last one. È sempre così. Manca sempre, ne manca sempre uno. Dai! Non so perché ci sono stata adesso, giusto? E ci sono stata ora, c'è il datapad lì. Allora, io anch'io voglio essere fiduciosa per il nuovo Mass Effect, sinceramente. Però vedremo. Vicino al fianco della nave, vicino alla scritta Normandy. Come lo sapete? Quali ho preso e quali non ho preso?
E dov'è l'an fianco della nave? Qua non si capisce. Ah, là. È uno degli sviluppatori del gioco, sì. Vero, no, semplicemente perché non c'ero stata qua. Ottimo, otto Chris Gaming Stars. Hai una memoria decisamente migliore della mia. Le ho raccolte tutte. Basta. Ho preso il casco vecchio. Torniamo alla navetta, dai. È stato emozionante o no? Sapete cosa? È Mass Effect Andromeda. Non è stato sviluppato dal team che ha fatto la trilogia. Il team che ha fatto la trilogia comunque è andato molto modificandosi già nel corso dei 3 episodi. Però vabbè. Dal punto di vista narrativo questa cosa si è vista. Dal punto di vista del gameplay devo dire che è andato molto migliorando Mass Effect. Andromeda invece è stato fatto da un altro team, BioWare Montreal, che è stato istituito dopo e che si è occupato, inizialmente ha fatto solo un DLC di Mass Effect 2 che vedremo, si chiama Omega, che non è un DLC che a me fa impazzire per come è molto spettacolare, però a livello narrativo non mi fa impazzire, non lo vedo proprio. Comunque non è uno dei miei DLC preferiti, ma non fa schifo, ecco, semplicemente è uno dei DLC. Avevano fatto solo questo e poi gli hanno affidato Andromeda. E quindi, insomma, capiamo che non è lo team originale, ecco. Il casco l'ho preso e anzi, vediamo se non sbaglio, lei lo espone nella... Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato. Se non è vero... È vero. Nala Butler, comandante Shepard, mio marito era uno degli uomini che lavoravano nella squadra di Garrus. Non so quanto Garrus le abbia parlato di quanto... è successo. Nemmeno io conosco i dettagli, tranne che mio marito è morto in una trappola piazzata da quei... Va bene, mio marito non avrebbe mai voluto una cosa simile, orgoglioso del lavoro che svolgeva nella squadra di Garrus. Stava sottraendo Omega al controllo delle bande e morto combattendo con onore. Per favore non gli dica che ho inviato questo messaggio. Aiuti Garrus a smetterla di biasimare se stesso. Va bene. Ammiraglio Hackett, comando Shepard, l'Alleanza le è grata per averci inviato le informazioni recuperate sul punto di schianto della Normandy. Le abbiamo subito trasmesse alle famiglie interessate. Tramite quelle medagliette identificative ha portato la pace a molte persone. Oh, grazie, comandante Ammiraglio Hackett. Non ci siamo mai visti, Ammiraglio Hackett, finora. Mi ha dato 800 missioni nel primo Mass Effect. Il casco non lo... Ecco, il casco lo espone qua. È il mio casco. Facciamoci la musica della cittadella, va. A proposito di cittadella, ma che dite? Ci andiamo alla cittadella a parlare col capitano Anderson, visto che mi ha convocata? Vediamo un po' questa cittadella in Mass Effect 2 com'è fatta. Facciamo una cosa super cutie. Sì, allora, Anderson mi ha detto... Anderson mi ha diciuto... Ma dov'è? Non c'è nelle missioni? Ah, qua. Vai sulla cittadella. Vai sulla cittadella e richiedi un'udienza con il consiglio. Sì! Allora, mi dice 80%, manca qualcosa. No, deve essere tutto al 100%. Vabbè, poi lo faccio per i fatti miei, vabbè. Dove cacchio è? Ci resta soltanto metà del carburante. E lo so, ma non ce l'ho il carburante. Dove si fa il carburante?
Ah, ma sono nella nebulosa Omega. Devo prendere il portale galattico in questo capitolo. Me lo dimentico. No, ti prego, fammici arrivare. Non abbiamo carburante. È necessario un salto iperluce d'emergenza per raggiungere una stazione. Vabbè, non ti preoccupare. Mi ero dimenticata questa cosa. Non ti agitare. Facciamo il pieno. Acquistiamo sonde. Ok, portale galattico. Ah, adesso ci siamo. Cittadella. Qui posso anche reclutare un altro personaggio che mi serve per la mia missione, che era un DLC, ma che vale assolutamente la pena di fare. La cittadella, rieccoci! Oh mio Dio! Le provviste per il cuoco, sì, vero? Adesso siamo arrivati con la nave potenziata. Con la nave super... Allora mi devo portare Garrus. Morto Garrus e Zaid, dai. Non che Zaid mi sembri tipo della cittadella. Mi porto un rappresentante di Cerberus. E Miranda, secondo me, è top. Mi porto sempre Miranda. Cioè, dall'inizio del gioco l'ho portata sempre. Si vede che mi piace particolarmente. Soraccari, ribelle Turian. No. Vabbè. Ne rimangono due e ve li uso dopo. Vabbè, tanto non dobbiamo combattere. Forse. Tra l'altro non è che l'hanno riciclata dal primo, potevano. Comandante Shepard, inserisci la tua password per ricevere un omaggio. E questa già mi voleva far iniziare la missione della ladra. Problemi con i collettori? Prova il servizio di prestiti di Kasumi. Ascoltiamola. Per favore, pronuncia la tua password, Comandante Shepard. Il silenzio vale oro. Lieta di conoscerti, Comandante Shepard. Kasumi Goto, sono una tua fan. Cerberus ti ha spiegato la missione? A dire il vero, sono sorpresa che non siano venuti da me prima. Immagino che sia colpa della mia difficile reperibilità. Perché la password e tutta questa segretezza? Sei forse nei guai? Sono la miglior ladra sul mercato, non la più famosa. Devo fare attenzione affinché ciò non cambi. Inoltre, dovevo assicurarmi che tutto questo fosse reale. E ora non ho più dubbi. Sei il vero comandante Shepard. Perché ne sei tanto sicura? C'è una certa aura intorno a te. Come se avessi visto cose ignote agli altri. Anche senza sapere che aspetto avevi, sapevo che eri tu. Come sei arrivata a Cerberus? È una lunga storia. Per fartela breve, mi stavano cercando. Così li ho pedinati per scoprirne il motivo. Così è venuto fuori che stavano cercando qualcuno che si unisse a te per un'importante missione e che offrivano una generosa gratifica. Sta parlando col megafono. Io avevo bisogno di aiuto per una cosa. Così abbiamo stretto un accordo. Ed eccoci qui. Per la segretezza, sta parlando col megafono. Immagino che questo accordo sia qualcosa che mi riguardi. Già, immagino che gli sia sfuggito di mente. Sto cercando la grey box del mio vecchio socio. L'ha presa un uomo di nome Donovan Ock e io intendo recuperarla. Sì, lei è umana, ovviamente. Si chiama Kasumi, è giapponese. Penso che si sia capito. Che colpo stai progettando? Non qui, Shepard. Ti spiegherò tutto quando sarà il momento. Mi serve ancora del tempo per limare i dettagli.
Tuttavia, mi sono presa la libertà di procurarti degli abiti da sera. Dovrai essere presentabile. Dobbiamo fare un colpo ad una festa. Io mi devo... La missione di Kasumi è bellissima. Però non la facciamo subito. Prima voglio parlare con Anderson. Cosa sai su Donovan Ock? Il signor Ock è un rispettato uomo d'affari. Mercante d'armi, assassino. In generale, non un grande uomo. La sua abitazione è famosa per essere impenetrabile, ma io ho una via d'accesso e credo che ti piacerà. Dubito che Ock sia il tipo di uomo che apprezza che la gente si infiltri in casa sua. Mi aspetto sempre dei problemi. È per questo che sei qui. Immagino che una Grey Box sia un qualche hardware. È un impianto neurale. Illegale quasi dappertutto. Conserva ricordi, pensieri, codici segreti, informazioni illecite. In particolare questo apparteneva al mio socio, Keiji Okuda. Abbiamo lavorato insieme per molto tempo prima che Ock lo uccidesse. Parlami del tuo ex socio. Si chiamava Keiji Okuda. Sì, l'hai detto. Era il miglior hacker ed esperto di sicurezza che io abbia mai conosciuto. Sfortunatamente ha fatto un errore e si è reso famoso. Ha rubato qualcosa che non avrebbe dovuto. Mi ha detto che era qualcosa di grosso, che avrebbe potuto causare una guerra interstellare. Quell'informazione l'ha fatto ammazzare. Cosa potrebbe aver trovato di tanto importante? Non mi ha detto di cosa si trattava, solo che era pericolosa. Ha detto che se fosse trapelata, l'umanità si sarebbe trovata in grossi guai. L'ha criptata nascondendola nei propri ricordi. Per decodificare le informazioni bisogna esaminare tutti gli anni che abbiamo trascorso insieme. Ora quei ricordi sono tutto ciò che resta di lui. E praticamente però lo sta dicendo a tutta la cittadella, cioè... Vabbè, tipo col megafono. No, beh, in realtà penso che stia sfruttando le pubblicità mirate, perché... loro hanno degli impianti che per esempio hanno dei traduttori automatici, cioè non è che tutti parlano la stessa lingua, semplicemente ognuno parla nella propria lingua, però hanno dei traduttori nei propri impianti che traducono le lingue in una lingua universale. Io penso che queste siano pubblicità mirate alla persona e le sente solo la persona, quindi lei sta sfruttando questo sistema per comunicare direttamente a Shepard. Questo è quello che penso io, Capisco perché tu voglia recuperarli. Riprenderli sarà più facile con il tuo aiuto, Shepard. Va bene, ce ne occuperemo. Se questo è ciò che ti ha promesso Cerberus, lo faremo. Sarà divertente. E se avremo fortuna, non dovrei neanche estrarre le armi. Probabilmente dovremmo chiudere qui. Parlare con una pubblicità ti fa sembrare piuttosto shock. Ci vediamo sulla nave, Shepard. Infatti comunque quello che dice Shepard però lo sentono gli altri. Ok, quindi abbiamo... Adesso Kasumi sta andando sulla Normandy, quindi adesso è a tutti gli effetti una mia compagna di squadra. Poi la sua missione la faremo. Comunque, come vi dicevo, cioè loro potevano benissimo riciclare la cittadella del primo Mass Effect, perché tanto hanno aggiunto Omega. Come vedrete ci sono altre città. Quindi... Cioè, potevano anche farne a meno. E invece l'hanno fatta totalmente nuova. Un'altra zona della cittadella. Questo, recluta, è un proiettile di ferro da 20 kg. Prova a sollevarlo. Ogni 5 secondi il cannone principale di una corazzata di classe Everest accelera uno di questi all'1,3% della velocità della luce. Il suo impatto genera una forza equivalente a una bomba da 38 kilotoni. E avremo la potenza dell'ordigno lanciato su Hiroshima, sulla Terra. Questo significa che Isaac Newton è il più grande figlio di un... Mi dispiace, signore, ma devo chiederle di rimuovere qualsiasi amplificatore biotico. Cosa? E perché? Sfortunatamente, signore, i poteri biotici... Pensavo che sarebbe stato bello tornare qui e vedere i cambiamenti. Ma è tutto uguale. Le stesse strade sporche, gli stessi avvoltoi incorreggibili, le stesse prigioni a porte girevoli. Quello della sicurezza è un lavoro terribile. È per questo che me ne sono andato. Galactic News, ascolta. La Destiny Ascension ha completato il suo tour commemorativo di 20 colonie. I membri del consiglio a bordo hanno ringraziato i soldati umani dell'Alleanza per i loro sforzi nel fermare l'invasione di Saren di 2 anni fa. Belli tempi in cui ascoltavo il telegiornale, mi tenevo aggiornata semplicemente prendendo l'ascensore.
Ovviamente la sicurezza è stata intensificata dalla tua ultima visita. Spegnilo. Cosa? Credi davvero che... Sì, d'accordo. Mi scuso per il disturbo, signora. I nostri scanner rilevano dati errati. Sostengono che lei sia... morta. Sono stata registrata come dispersa un paio d'anni fa. Le dispiacerebbe parlarne con il mio capitano? Lui potrà ripristinarla nel nostro sistema. Lo troverà oltre gli scanner sulla destra. Ok, parliamo col capitano Bailey. Dovrei farlo strillare un po'. Non ti dirà tutto quanto solo perché glielo chiedi gentilmente. Lo so, signore. Se non ne hai il coraggio, se temi di essere denunciata, posso occuparmene io. Sì, capisco il problema, comandante Shepard. Il mio terminale dice che sei morta. Ma Bailey... mi è sembrato più ringiovanito pure lui. Ho stata l'impressione. Un po' piallato in faccia. Non teme che io possa essere un impostore? Abbiamo il migliore equipaggiamento di analisi della galassia. I nostri scanner possono esaminare campioni di DNA dalla pelle. Diamine, se tu avessi delle modifiche genetiche non registrate, se ne accorgerebbero. Beh, allora vuol dire che non ho modifiche genetiche. Cioè, Cerberus mi ha ricostruita esattamente com'ero e ora ne ho la prova. Le mie sopracciglia grigie mi uccidono, signori. Il suo sergente ha detto che poteva aiutarmi. Normalmente dovresti recarti all'amministrazione della sicurezza della stazione per riattivare il tuo identificativo. Poi alla sezione dogane e immigrazione per ottenere nuovamente l'accesso alla cittadella. E probabilmente fermarti all'erario. Trascorrere un anno da morto è un modo comune per evitare le tasse. Però... Ma vedo che sei una donna impegnata. Esatto. Dunque, che ne dici se premo questo pulsante e la finiamo qui? Ma Shepard, ma che cosa chiedi? È legale. Si capisce che vuole farlo come favore personale. Mi sembra irregolare, lasci perdere. Ma lo faccia! Sarebbe fantastico. Fatto. Sei libera di andare. Tuttavia, dovresti fare un salto al Presidium. Probabilmente il Consiglio vorrà sapere che uno dei suoi spettri perduti è ancora vivo. Sì, perché poi ci sono delle conseguenze al fatto che io riprendi ad essere Shepard ufficialmente, cioè Shepard viva, oppure se rimango morta. Però io sempre preferisco fare cose giuste. Lo farò. Avere accesso alle risorse del Consiglio e degli spettri mi tornerà utile. Già. Il Consiglio può ottenere qualsiasi cosa. Il bello di lavorare nell'SSC è che qualsiasi equipaggiamento, informazione o denaro ti occorra, lo avrai. Ad ogni modo, ti serve altro? O posso tornare al lavoro? Sembra che il grosso dei danni dell'attacco della Sovereign sia stato riparato. Il Presidium era conciato male. Naturalmente l'hanno sistemato per primo. Tutti gli agglomerati sono stati colpiti dai rottami quando la nave è esplosa. Molti dei danni erano superficiali e i custodi hanno sistemato tutto in fretta. L'agglomerato Taiseri era quello messo peggio. Un grosso frammento aveva colpito l'auditorium di Linaga. Di Linaga? Stanno ancora togliendo le macerie e ripristinando l'energia. Allora, vediamo chi si ricorda, se dico di Linaga, che cosa vi viene in mente. Primo che lo scriva, a parte quello che ha sviluppato il gioco, ovviamente, però... E bravo proconsole Carlo. Gli scritti della matriarca di Linaga li abbiamo trovati dappertutto. E c'era pure l'auditorium. Devo parlare con il consiglio. No, vabbè. Oltrepassa il posto di blocco e prendi una navetta pubblica. Ma certo, Shepard, dove fai? Mi parli di questo luogo. Tutti gli agglomerati sono più o meno multiculturali, ma gli altri quattro sono dominati da Asari, Turian o Salarian. A Zakera ci sono grosse comunità di Volus, Elkor e Anar. C'è anche una zona commerciale umana a Shin Akiba. Abbiamo anche alcuni Krogan per le strade. E credo di aver visto un Aquarian l'altro giorno. Praticamente qua dà più profondità al discorso degli agglomerati. Mentre nel primo Mass Effect c'erano gli agglomerati, fine. Cioè il Presidium e gli agglomerati. Qua ci sono invece tipo i quartieri. C'è il Zakera, Shin Akiba, ci sono vari quartieri divisi. Ho sentito la vostra conversazione. Fallo strillare un po'.
Questo non è il Presidium. Loro devono preoccuparsi soltanto dei contestatori fuori dalle zone di dialogo libero o di qualche barboncino che sporca i prati. Qua giù abbiamo droghe, crimine organizzato e omicidi. Proteggere un agglomerato è come proteggere New York. A volte devi dimenticare le regole scritte del Consiglio. L'SSC è cambiato. Beh, ora ti piacerebbe, no, Garrus? L'ultima volta che sono stata qui non c'erano capitani umani nell'SSC. Quando i Geth hanno assaltato il Presidium, l'SSC ha subito pesanti perdite. Le forze speciali sono state colpite duramente. Così hanno smesso di storcere il naso davanti ai curriculum umani. Avevano bisogno di agenti in uniforme e noi avevamo gli agenti più qualificati. Va bene. Devo andare. Se ti serve altro, fammelo sapere. No. Allora, Vina. Va bene, per visualizzare la mappa. Che chiudi la mappa! Però l'ho visualizzata. Benvenuti a Citadel News. Oh, Emily Wong. Gli ufficiali dell'Alleanza dei Sistemi mantengono il riservo sul recente disastro sulla colonia pioniere di Freedom Progress. Io ci sono stata. Si ritiene che l'avamposto umano sia stato distrutto e che non ci siano superstiti. Non ci sono dettagli, poiché è stato imposto un silenzio stampa. Questo è solo l'ultimo di una lunga serie di insediamenti di frontiera perduti dall'Alleanza. Il Santuario degli Illuminati ha indetto una veglia di preghiera per i morti. Secondo gli Anar, la perdita delle colonie è segno dell'ira dei Protean. Ma smettila! Dopo 2 anni fa, gli esploratori umani hanno profanato una sonda Protean su Eden Prime. Ma che profanato? Allora, un negozio! Deleia Sanassi. Buongiorno, amici miei. Benvenuti alla cittadella. Allora, mi ha detto solo benvenuta alla cittadella, io posso accusarla di classismo. Vuoi che vi sponsorizzi? Vorrei comprare qualcosa. Mi scuso, ma non mi occupo io delle vendite. Sono qui per rispondere alle domande e gestire cambi e restituzioni. Per effettuare un acquisto, esamini pure il nostro catalogo elettronico laggiù. Beh, allora compravo dallo smartphone. Questi negozi sono proprietà della cittadella, vero? Esatto. I negozi di souvenir della cittadella sono proprietà del consiglio governativo. I ricavati delle vendite vengono utilizzati per mantenere la stazione. Offriamo un assortimento di decorazioni da disporre nella propria abitazione personale. Allora, per il meme... Ma solo per il meme la accuserò di classismo... Per ottenere uno sconto, perché tutto questo Shepard lo fa per ottenere uno sconto. Per il meme va bene. Ma mi sembra bruttissimo. Sai, per essere dell'inutile pacottiglia da turisti, i vostri prezzi sono piuttosto alti. Mi dispiace che lei la pensi così. Ci sono molti negozi nella cittadella, forse un altro sarà più adatto alle sue tasche. Dunque vorresti dire che sono povera? Solo perché non sono così benestante non significa che tu possa ritenerti superiore a me. Cosa? No, io... Ehi, gente! Questo negozio discrimina i poveri! La prego, si calmi. Per scusarmi, le offrirò uno sconto dipendenti della stazione. È soddisfacente? D'accordo, ma hai comunque ferito i miei sentimenti. Ti prego, si goda pure lo shopping. Ehi, questo negozio descrive i poveri. Allora, signori, guardate che cosa mi compro. Guardatelo. Questo piccolo roditore dal pelo folto ti osserva con... Mi compro il cricetuccio. Compriamo anche i pesci per il mio... Per il mio coso, acquario. Modellino della Normandy. Modellino della Destiny Ascension. Allora, che ne dici di un pesce? O magari del modellino di una... In realtà costavano pochissimo le cose. Per ricordarmi la cittadella? È un oggetto allegro. Sì, questa è la scena super cringe fatta da Shepard Uomo. È ancora più cringe perché il doppiatore maschio urla un po' di più, quindi fa un po' più vergognare. Beh, basta.
Ho sentito dire che i laghetti del Presidium sono pieni di pesci. Sentite questo Krogan? No, non è vero. Sei mai stato lassù? No, l'SSC non mi lascia andare. Dice che sono un rischio. Oh. Pensano che tutti i Krogan siano pericolosi. Oh. Dannati Turian. Dovremmo ucciderli. No, tutti. No, questo no. Però è carino che vuole vedere i pesci questo Krogan. Però vorrei abbracciarlo un Krogan. Bardi Zaker. Ho sentito dire che questo è il posto migliore per mangiare. Provviste di alta qualità. Oh, guardate il sushi. Queste gliele do a Gardner. Romanzo Ascension, scritto all'autore umano Drew Karpyshyn, che è l'autore di Mass Effect 1 della storia. Il celebre romanzo storico militare Ascension descrive l'esperienza di vari individui rovinati o distrutti dal culto umanocentrico noto come Cerberus. Che bellezza. Romanzo Revelations. Praticamente sono due romanzi effettivamente usciti di Mass Effect che io ho letto e che vi invito a leggere perché sono belli. Ha sentito male. Questo è il posto migliore per mangiare di tutta la dannata cittadella. Pubblicità, ascolta. Shepard, vuoi approfondire le tue conoscenze? Un conto è sapere come usare una pistola, ma hai le capacità professionali richieste per costruire e gestire la moderna rete tecnologica di infrastrutture? L'Istituto Tecnico Henley può aiutarti. I corsi disponibili tramite il nostro sito Extranet sapranno avviarti sulla strada per il successo. Visita subito il nostro sito e inserisci le parole chiave Henley, tecnico ed educazione. Vedete, le pubblicità sono mirate. L'attacco alla colonia umana di Freedom Progress ha generato una risposta rapida ma confusa. Ok, qua c'è per esempio un locale che si chiama Dark Star. Ci andiamo. Dovrei andare a parlare con Anderson, ma esploriamo, no? Salve terrestre. Qui troverai molte ottime navi in vendita. Soltanto un po' usate, sì. Va bene, non le devo comprare, no. È grande questo posto. Inashimas! Disponibile su video, la versione ridotta del premiato Amleto di Francis Kitt, con un cast di soli Elcor. Malinconia nostalgica, ahimè, povero Yorick, quest'uomo io l'ho conosciuto. Orazio, un giovanotto d'arguzia infinita ed una fantasia impareggiabile. Grave accusa. E dove sono adesso? Cioè, l'Amleto fatto dagli Elcor. Le capriole, le canzoni. I folgoranti sprazzi d'allegria che facevano scoppiare dalle risa le tavolate. E non perderti Amleto Elcor a teatro. Un'esperienza indimenticabile di 14 ore. 14 ore? Ipocrita. Non avrai vissuto Shakespeare finché non lo avrai sentito recitare dalla voce di un elfo. Sostegno ipocrita. Questa senza clan è una ladra. E voglio che venga arrestata. Mi dispiace, sto cercando di prendere una deposizione. Non c'è niente di cui parlare. Ha rubato il mio creditometro. Arrestala! Non è vero, solo perché sono un Aquarian. Deve calmarsi e fare un bel respiro. Ti stai facendo beffe di me, terrestre? Solo perché i Volus hanno bisogno di... Mi sono espresso male, signore. Le chiedo scusa. Grazie, Jabberwock86. Dici di essere stata accusata ingiustamente? Stavo camminando verso il negozio di navi usate quando lui mi è venuto addosso davanti alla Sirta Foundation. Non si è fermato né scusato. Un minuto più tardi corre qui insieme all'SSC accusandomi di aver rubato il suo dannato creditometro. Vi siete scontrati davanti alla Sirta Foundation. È possibile che il creditometro gli sia caduto di tasca? Può essere. Io so solo che non l'ho preso. Passi molto tempo nel negozio di navi usate. Che domanda è, Shepard? Sì, hanno molti bei modelli. Vorrei comprarne uno e portarlo alla flotta, ma... Una nave sarebbe un ottimo dono di pellegrinaggio. Conosci il pellegrinaggio? Ho viaggiato con un Aquarian che stava compiendo il suo.
Io... Oh, non credevo che qualcuno potesse fare una cosa simile per noi. Oh. Sai chi sta dicendo la verità? Il mio factotum conferma che l'Aquarian non ha il creditometro con sé, ma potrebbe averlo nascosto per recuperarlo in seguito. Sai come sono i Quarian, ed è sicuramente una vagabonda. La porterò dentro e vedrò cosa Bailey vuol farne di lei. Afferma che ha rubato il suo creditometro? Deve averlo fatto. Quando ho lasciato il negozio della Sirta Foundation, mi è venuta addosso. E venirle addosso significa averle rubato il suo creditometro? È così che fanno i ladruncoli. Ti vengono addosso e sfruttano la confusione per svuotarti le tasche. Mai abbassare la guardia con questi Quarian senza clan. Sono tutti dei ladri. È sicuro di non aver lasciato il suo creditometro alla Sirta Foundation? Sicurissimo. Credi che farei uno sbaglio simile? Non ho neanche comprato niente lì. Il creditometro è rimasto sempre in tasca. Vedrò se riesco a scoprire cos'è successo. Signora, questa faccenda riguarda l'SSC, ma faremo tutto il... Tutto il possibile per risolverla. Non ci serve l'aiuto di una civile. Se trovi il creditometro, informa uno dei nostri ufficiali. Andiamo. Fai attenzione. Sì, ma signora, lo dice a tua sorella. Io sono il comandante Shepard, va bene? E oh... Aspettate, prima voglio vedere... Questa è la Sirta Foundation. Che ne pensi, Michael? Gli immunoamplificatori? Ve li ricordate questi due? Possiamo prendere quello che preferisci per il piccolo Jake, Rebecca. Aspetta. Gli immunoamplificatori possono ritardare lo sviluppo muscolare negli ambienti ad alta gravità. E se gli facessero male? Ve li ricordate questi due? È la madre e lo zio. Esatto, grazie Shinit. Erano quei due che... lei era incinta e voleva, mi ha chiesto opinioni sul, non voleva fare delle terapie genetiche al feto, mentre lo zio, che è questo qua, voleva. Io non mi sono immischiata nella decisione, ho detto decidete voi, perché... E alla fine a quanto pare l'hanno fatto nascere e stanno pensando, insomma, stanno parlando tra loro del bambino. Il padre era morto, sì. Buongiorno cittadina. Benvenuta alla Sirta Foundation dell'agglomerato Zakera. Allora, qua glielo dico però gentilmente, non posso fare sempre. Vorrei comprare qualcosa. Gli acquisti avvengono tramite il nostro catalogo di interfaccia. Lo troverà laggiù. Che boomer, Shepard. Parlami del tuo negozio. La Sirta Foundation è un'organizzazione umana nota per i suoi programmi di terapia genetica e per i suoi prodotti di ingegneria genetica. Probabilmente la Sirta è famosa ovunque per aver sviluppato il Medigel. Mica ha inventato una cosa da poco. Innanzitutto chiediamogli del creditometro di... No, allora. Chiedo a voi che vi sponsorizzi, dai. Non ho potuto non notare i vostri prezzi. Mi sembrano un po' alti. Con tutto il rispetto, alla Sirta non interessano i profitti. Parte delle vendite serve a finanziare le ricerche per la cura di malattie genetiche. Sai cosa renderebbe i vostri servizi ancora più popolari? La sponsorizzazione della donna che ha sconfitto Saren. Oh, oh cielo! Lei è Shepard, vero? Se farà questo per noi, sarò ben lieta di concederle lo sconto dipendenti. Veramente dovresti pagarmi, però vabbè. Le basterà parlare nel mio terminale. Sono il comandante Shepard e questo è il mio negozio preferito della cittadella. Lo elaborerò subito per farne una pubblicità. Grazie. Non ho nemmeno visto che cacchio vendono. Buongiorno cittadina. Benvenuta alla... Di recente è passato di qui un Volus. Ha lasciato qui un creditometro? Non che io sappia. Non ha comprato niente. Se viene fatto tutto tramite catalogo, perché sei qui? Servizio clienti. Resa e cambio di prodotti. Sconti comitiva. Inoltre, riteniamo che le vendite vadano meglio con qualcuno con cui interagire di persona. Anche se non capisco perché una compagnia umana assume esclusivamente delle Asari per lavorare nei loro negozi. Va bene. Grazie dell'aiuto. Torni presto, Shepard. Membrane supporto vitale aumenta la salute del 10%. Cosa abbiamo qui? Ok, quindi questo è ufficialmente il mio negozio preferito della cittadella. Occasionali effetti collaterali sul controllo motorio. Jake adora correre. E se lo facesse cadere?
Jake sta bene. Shepard, sappiamo che sono tempi difficili. I registri della stazione indicano che lo scorso anno hai guadagnato soltanto... 0 crediti. Se ti occorre qualcosa per arrivare al tuo prossimo stipendio in data... Errore, dato non trovato. Il banco dei pegni e dei prestiti di LabCorp può aiutarti. Ti offriamo credito immediato in cambio di dispositivi personali e domestici, metalli e pietre preziose, dati di analisi genetica e intelligenze virtuali. Nessuna verifica, nessuna domanda. Ci basta il tuo identificativo di cittadinanza. Dunque, quale modulo tecnologico dovevamo prendere? Benvenuto alla Saronis Application. Posso offrirle un... Ah, Shepard! Ah, uno che mi ha riconosciuto. No, ma io conosco lei. Persino un Anna rimbambito si ricorderebbe dell'umana che ha affrontato i Get. Pensavo che fosse morta. Già, me lo dicono spesso. Prego, dia pure un'occhiata al negozio. È un piacere averla qui. Di recente è passato di qui un Volus. Ha lasciato qui un creditometro? Oh, sì. Ha comprato alcuni sistemi ambientali e poi se n'è andato, ecco, senza il suo creditometro. Intanto ha accusato la Guardian. Soltanto dopo che se n'era già andato. Se lo vede, gli dica che lo conservo qui, dietro il bancone. Vorrei comprare qualcosa. Oh, è tutto automatizzato ormai. C'è un catalogo di interfaccia laggiù. Mega boomer. Vuoi che ti sponsorizzi, dai? Sai, uso parecchi software nel mio lavoro. È una vergogna che così poche persone comprendano il loro equipaggiamento. Oltre alle ovvie interfacce punta e vai, voglio dire. Non crederesti a ciò che mi tocca sentire. Perché la nave fa inversione? Siamo solo a metà strada. Oh, la capisco. Sai, mi piacciono i tuoi prodotti. Potrebbe interessarti la sponsorizzazione dell'umana che ha sconfitto Saren? Ne sarei onorato, ma non credo di poterla pagare. Non preoccuparti di questo. E se ci mettessimo d'accordo per uno sconto? Ma certo, deve solo parlare nel mio terminale. Sono il comandante Shepard e questo è il mio negozio preferito della cittadella. Sarà perfetta. Posso montarla e sistemarla in poco tempo. Grazie mille. Va bene, sono tutti preferiti della cittadella, va bene? Oh. Possiamo sfruttarlo. Ok. Ha qualcosa a che fare con il dissipamento del modulatore dell'Omnigel, giusto? Per questo ci ha detto di andare alla Saronis. Dunque. Lo qua da dove sono venuta, va bene. Ho sentito la sua qua, mano, sì, nella mia tasca. Circolare, per favore. Ha dimenticato il suo creditometro alla Saronis Application. Il commesso l'ha tenuto da parte. Oh. Beh, l'Aquarian avrebbe potuto rubarlo. Ma perché? Ti darò qui il rapporto, ma ti terrò d'occhio. Ma perché? Cercati una residenza permanente o ti sbatterò al... Ma stiamo scherzando? Che c'è? Ha accusato ingiustamente questa ragazza di averla derubata e tutto quello che ha da dire è che avrebbe potuto rubarlo? Ma cosa sta guardando? Ehi, aspetta un attimo! E tu? È stata perseguitata e insultata da questo tizio. E tu la minacci anche di arrestarla per vagabondaggio? Che ne dici se ti sbatto al fresco per aver ostacolato la giustizia? Credi davvero di poter sbattere al fresco una ex Petro? Credo che dobbiate sparire entrambi. Figlia di... Figlia di cosa? Grazie. Io vorrei poterti offrire qualcosa di più delle semplici parole. Che problema aveva quel tizio dell'SSC? Non avevi fatto niente di male? Non lo so. Da quando sono arrivata qui, sono tutti così. Si vede la diffidenza nei confronti dei Quarian, che sono considerati dei criminalucci. Ho appena ottenuto un rimborso e un cambio e mi è stato detto di chiedere qui un nuovo convertitore di Omnigel. Non credo. Beh, qui sono altri mercati. No, mi ha detto di chiedere nel magazzino. No, tipo magazzino, questo è magazzino. E non c'è un cavolo di niente, c'è un cavolo di niente. E andiamo. Che ne diresti di una bella bibita integratrice Tupari, deliziosa? No, level up, level up. Sono il comandante Shepard e questo è il mio negozio preferito della cittadella. Ogni volta che passo davanti al negozio si sente la mia voce, oh mio Dio. E anche qua, vediamo. Sono il comandante Shepard e questo è il mio negozio preferito della cittadella. Sì, sì. Tutti e due sono i miei preferiti, perché non è possibile? Lo escludete? Mi sembra così strano? Beh,
Vendono cose diverse. È il mio negozio preferito che vende queste cose preferito nella città. Ok, questo piano l'abbiamo rastrellato praticamente. Ma quindi qua dice che discriminano i poveri, no? No, non l'ho registrata sta cosa. No, meno male, meno male. Vediamo cosa c'è qua. Non siamo saliti ancora qua sopra. Secondo un nuovo rapporto, gli ufficiali militari dell'Alleanza stanno riscontrando difficoltà nel raggiungere le quote di reclutamento. Dopo Eden Prime, l'iniziale ondata di arruolamenti patriottici era stata seguita da un periodo di arresto, poiché il pubblico non credeva che l'Alleanza... Anche questo è preferito. Cosa posso fare per te? Anche questo posso preferirlo. Pensavo che le armi fossero state limitate sulla cittadella. Portarle in giro è vietato, venderle no. Le conserviamo in alcuni container esterni e le consegniamo direttamente alle navi. Chi ne ha il permesso, come ad esempio l'SSC, è libero di portarle con sé. Parlami dei vostri servizi. Vendiamo equipaggiamento da caccia di qualità. E ti servirà se deciderai di acquistare un pacchetto dei nostri viaggi avventure. Prova a immaginare, umana. All'alba, tu e la tua squadra avete seguito uno Shatha per 5 giorni e questi ha già ucciso 4 uomini. Tu lo vedi. Prendi la mira, spari, bang! E a terra. Sei un'eroina. È questo che offriamo. Non una vacanza, ma una vera e propria esperienza. Cioè, me lo dice a me che ho fatto... ho salvato la cittadella, ho combattuto la Sovereign. Però un pugno se lo meritava, secondo me. Comunque. Le vostre spedizioni potrebbero essere un po' noiose per me. Noiose? Un'umana riesce a malapena ad abbattere un Varren selvatico. Figuriamoci uno Shatha. Chi credi di essere? Beh, mi chiamo Shepard e... Quella Shepard? Quella che ha eliminato Saren Arterius? Ah, vedo che mi conosci. Per gli spiriti! Shepard nel mio negozio! Posso convincerti a registrare una pubblicità per me? Si potrebbe fare. Possiamo arrivare a uno sconto? Uno sconto? Se me lo chiedessi darei il tuo nome al mio primogenito. Va bene, daglielo. Possiamo registrare subito? Devi solo parlare nel mio terminale. Sono il comandante Shepard e questo è il mio negozio preferito della cittadella. Nessun altro negozio di armi ha una sponsorizzazione simile. Buh, venduta, venduta, falsa. Allora, troppe cose, cioè, ma troppa roba, magari. Danni fuci precisione, 50.000 crediti. Oh, mi stanno finendo tutti i soldi, ragazzi. Danni mitra. Potrebbe essere utile. Maglia protettiva per la... contro il freddo. Caricatore secondario. Aumenta le pensioni, va bene. Fuci precisione. Beh, senti, compriamo tutto e basta. 50 e 50, 100.000, rimango con... Mamma mia, ragazzi. Possiamo sfruttarlo. Troppi soldi. Allora che ne dici? E mi ha fatto lo sconto. Mi piace. Perché è il mio negozio preferito. Come una pioggia inarrestabile. Hai provato Galaxy of Fantasy? Adoro quel gioco. È basato sulla mitologia Turian, ma è davvero divertente. Ho sentito dire che vanta 11 miliardi di giocatori. Hai qualche gioco che desideri scambiare? Otterrai 2 crediti per comprare un gioco nuovo. Questo è GameStop al 100%, ragazzi. Se non sbaglio c'è riferimento a GTA. Sai cos'è grandioso? Alliance Corsair. Le battaglie sono piuttosto realistiche, ma è molto divertente. E puoi persino installarlo sul tuo factotum. Per 10 crediti ti offriamo la protezione dati per qualsiasi gioco in vendita. Se la protezione della copia dovesse rovinarsi, potrai scaricare gratuitamente una nuova copia. Questo è proprio GameStop. Quei videogiochi erotici Asari Anar che vendono a Shina Kiba sono davvero disgustosi. Che fa? Ah, oh, scusa, stavo provando questo affascinante gioco umano, solitario. Cercavi qualcosa? Come vorrei che facessero ancora i giochi di ruolo di una volta. Ormai ruota tutto intorno a grandi scelte e accesi combattimenti. L'autocritica. I giochi in cui dovevi ricordarti di bere l'acqua e richiedevano 5 ore di tempo reale per volare da un luogo all'altro.
E ora sono tornati di moda da quei giochi, caro venditore. Hai un account da noi? Se ne apri uno, parteciperai all'offerta speciale del mese. Potrai scaricare gratuitamente un gioco. Il peggio che può capitarti con i giochi su Extranet è un Batarian che si ostina a parlare nella sua lingua e senza autotraduzione. Nei giochi online, no? Capisco, tutte queste proteste per Green Terminus Alliance. GTA. E anche se puoi catturare e pestare degli schiavi. È solo un gioco. Esatto, è solo un gioco. Bellissimi questi riferimenti. Shepard, recentemente sei morta. Non meriti forse la qualità e la raffinatezza di una veste funebre tradizionale, Asari? Le pompe funebri Anandas offrono vesti funebri di grande qualità, tessute a mano dalle migliori artigiane Asari. Anatas, ti aiuteremo a lasciarti indietro una piacevole salma. Mio Dio, toccatevi tutto il toccabile. Gioca su Extranet a Thor Coil. Neanch'io. Eppure se ne sente parlare molto nei notiziari. Le pubblicità sono meravigliose. Prenoto, grazie. Ecco, c'è l'Algilani. Khaleesa bin Sinan Algilani del Westerland News. L'ho intervistata 2 anni fa. Non dalla mano. È diventata uno spettro. Aveva esposto il suo caso davanti alla telecamera con grande chiarezza. A un minuto. Allora faccio l'intervista per il meme e poi ricarico e faccio l'intervista vera, va bene? Per cosa? Per infangare ancora la mia reputazione? Su via, Shepard. Forse non apprezzerai i miei metodi, ma siamo dalla stessa parte. È tornata, e questo fa notizia. Voglio solo offrire alla sua storia l'importanza che merita. Secondo molte fonti, era nel cuore del Presidium durante la battaglia della cittadella. Si può quasi dire che la sorte della battaglia sia dipesa dalle sue parole. Se fosse vero, avrebbe ordinato all'ammiraglio Hackett di aiutare la Destiny Ascension, causando centinaia... Ne ho abbastanza delle tue false rivendicazioni. Vorrei tanto averlo fatto al nostro primo incontro. Che stronza! Farò in modo che tutti i membri dell'Alleanza lo vedano. Com'è il video? Ripreso tutto? Bene. No, ragazzi, ricarico perché non ce la posso fare. Cioè, gliel'ha dato forti... Garrus, questo primo piano non me l'aspettavo. La... Khaleesa bin Sinan Algilani del Westerland News. Vabbè. Ha un minuto? Su via, Shepard. È tornata? Facciamo quella vera, dai. Questo è come vorrei che fosse andata al mio cervello. Secondo molte fonti era nel cuore del Presidium durante la battaglia della cittadella. Si può quasi dire che la sorte della battaglia sia dipesa dalle sue parole. Se fosse vero, avrebbe ordinato all'ammiraglio Hackett di aiutare la Destiny Ascension, causando centinaia di perdite umane e assicurando il dominio del Consiglio della Cittadella. Però potrei anche risponderle in maniera incavolata. Vabbè. I Turian hanno perso 20 incrociatori. Immagino che ognuno di essi avesse un equipaggio di circa 300 persone. L'Ascension, la corazzata Asari che abbiamo salvato, ne aveva quasi 10.000. Ma di certo il prezzo umano... L'Alleanza ha perso 8 incrociatori. Shenyang, Emden, Jakarta, Cairo, Seul, Cape Town, Warsaw e Madrid. E sì, li ricordo tutti. Grande Shep. Tutti i membri della quinta flotta sono degli eroi. L'Alleanza deve a tutti loro delle medaglie. Il Consiglio gli deve molto di più. E anche tu. Ah, cioè scusa, questo è meglio del pugno, eh. Il comandante Shepard, primo spettro umano ed eroina della battaglia della cittadella. Controlla il video. Ripreso tutto? Splendido. Zittita nel mio stesso show. Cioè scusa, rec totale. Cioè, totalmente. Bellissimo, no? Meglio del pugno. Questo è un localino chic. Parla con Miranda. Stai cercando un po' di relax, Shepard? È
luogo niente male. Molto meglio dell'antro di Cora, a ogni modo. Meno male che non l'hanno riaperto dopo l'attacco dei Geth. Ah, l'antro di Cora l'hanno chiuso. Cosa desideri? Hai sentito qualche voce interessante da queste parti? Io servo solo da bere. Se vuoi sapere cosa succede in giro, ascolta i notiziari. Non capisco perché gli umani me lo chiedono sempre. I baristi di solito sanno tutto. Voglio il drink più forte che hai. Detto fatto. È già ubriaca lei. Voglio il drink più forte questo che hai. È verde? E ti garantisco che ti torcerà le budella. A meno che tu non sia destro DNA come me. In tal caso ti ucciderà. Ma sì, beviamo. Qualcos'altro? Un altro drink. Beviamone un altro. Ecco a te. L'ho bevuto con gli occhi. Qualcos'altro? Un altro. Non ho ancora finito. Sono colpito. Non avevo mai visto nessuno bere tre di quelli. Beve pure gratis, esatto. Qualcos'altro? E un altro ancora. Dammene un altro. Che ne dici di fare un bel mix? Questa è vera birra Batarian, pura. Non chiedermi come l'ho avuta. Lavoro qui da 8 anni e non ho mai visto nessuno berla e andarsene sulle proprie gambe. Io sarò la prima. Qualcos'altro? Forza. D'accordo, per te qualcosa di speciale. Questo è il liquore Krogan Wrinkle. Dopo averlo bevuto farai scattare gli allarmi radiologici. Te ne verso un bicchiere? Posso reggerlo. Puoi dirlo forte. Versa altra roba nel coso dove va la roba. Il coso sono io. E tua sorella? E tua sorella, vedi? Sono io proprio, il mio gioco, ragazzi, ve l'ho detto. Morta. Cosa? Ma nel bagno dei maschi mi hanno portato? Ma dai, ma scusami, portatemi in quello delle femmine. Con Miranda. Oh. Non dicono niente. Zitti, non commentano la figuraccia. Bravi, mi piacete così, non commentate. Stavolta è stata colpa mia però, eh. Posso fare qualcosa per te? Ecco, chiediamogli per quel Krogan che lo voleva sapere se ci sono pesci nel Presidium. Ho notato che sei uno dei curatori del Presidium. Sai se ci sono dei pesci nei laghetti? Mi fanno spesso questa domanda. Credo che sia seconda solo a... Dov'è il bagno? Questi sono dei laghetti artificiali alimentati dalla fonte del Presidium e indipendenti dalle cisterne d'acqua degli agglomerati. Che io sappia, l'unico luogo della stazione con dei pesci vivi è il negozio di articoli da regalo di Deleia Sanassi. Quando mi verso un bicchiere d'acqua è lo stesso liquido in cui i turisti gettano la spazzatura? No, prima viene purificata. Se dovessero restarvi dei batteri Salarian o umani e un Turian o un Quarian la bevesse, questi potrebbe morire. Sarebbe tutto molto più semplice se avessimo lo stesso DNA. E invece no, l'universo ama la diversità. Dove si trova questo negozio? No, già ci siamo stati. Nel mercato, raggiungibile scendendo le scale vicino al bar. Sì, sì, Deleia vende acquari. Grazie per il tuo tempo. Nessun problema. Cioè io mi sono ubriacata, mi sono ritrovata a faccia in giù nel bagno. Come se niente fosse, vado a chiedere se ci sono pesci nel presidio. No, basta. Cosa desideri? Per me niente, grazie. Basta più, basta più. Fammi sapere se cambi idea. Ma io direi che è il caso di ballare. Da sola, con la corazza. No, aspetta, devo cambiare inquadratura però. Perché devo inquadrare. Miranda e Garrus che mi guardano mentre ballo. Va bene, dai. Andiamocene, va.
Ormai mi guardano rassegnati. Ho fatto la povera in un negozio. Che cacchio di altro ho fatto? Dove sono quei Krogan che gli dico che non ci sono pesci? Charles Saracino, capo del Partito Nazionalista Terrestre ed ex candidato al Parlamento dell'Alleanza, ha ammesso la propria evasione delle tasse. Ah. Ora si trova sotto sorveglianza in attesa del processo. Che bellezza! Ve lo ricordate Saracino, i nazionalisti terrestri, prima gli umani, gli altri fanno schifo? Ecco, evasione delle tasse. Lo so che sembra che non sto lavorando, ma non è che posso pulire il negozio tutto il giorno. Comunque lui è il mio venditore Se preferito. Se sono ancora disponibili su OSD, potrei ordinare alfabeticamente gli scaffali o altro. Che cutie. Liot. Che dici? Allora, dove sono i Krogan? Glielo posso dire? Che cosa vuoi? Perché ti interessano tanto i pesci del Presidium? Perché è perverso. Mangiare un pesce del Presidium sarebbe come farsi sciaire. E io l'ho fatta. Bah, le Asari sono così mollicce. Come faresti ad avere una presa decente? Però non volevo, io volevo semplicemente una ricompensa, però è finita. Che poi quella cosa che mi è successa al primo Mass Effect con Shaira, in cui riassunto avevo fatto una missione per lei e volevo un pagamento, ho detto mi paghi, è finita, che è partita la scena e sono andata a letto, ma non volevo. Mi è successa anche in Cyberpunk. C'è un personaggio, se l'avete fatta, non spoiler perché non ho giocato Cyberpunk, c'è stata una parte in cui una mi ha detto vieni qua e ti do una ricompensa, e ci sono andata tranquilla, vado a ricompensa. È partita subito la scena sadomaso. Ma io dico, ma perché sta qua? Ma fatemi fare una scelta. Ma perché date per scontato che quella per me sia una ricompensa? Ma scusami. Boh, vabbè. Ma scusa, ti do una ricompensa. Non c'era neanche tipo... Vabbè. Oh, posso mentire e dargli un pesce? No, non c'è nessun pesce, dico la verità. Ho parlato con uno dei curatori del Presidium. Dice che non ci sono pesci nei laghetti. Cosa? Te l'avevo detto. Perché sprecare tutta quell'acqua se non vuoi allevarci qualcosa da mangiare? Non capirò mai gli alieni. Grazie per averglielo detto. È tutto il giorno che parla di quei dannati pesci. Ma che chiudi! L'ho comprato un pesce, però l'ho comprato per metterlo nell'acquario, mica per darglielo al Krogan. Scusate, sono aumentata di livello. Vabbè dai, andiamo da coso, dai. Il Presidium non è Questo visitabile. Questo incontro sarebbe più produttivo se Udina fosse qui con noi. Il mio consulente non è disponibile. In quanto consigliere rappresento la voce dell'umanità e l'alleanza. Shepard sarà qui da... Oh, comandante. Anderson! Stavamo giusto parlando di te. Finalmente! Almeno tu mi abbracci, porca miseria. È passato di tempo, Anderson. Almeno la mano. Spero che gli ultimi due anni siano stati gentili con lei. Ci sono state alcune avversità. È bello riaverti tra noi. Abbiamo sentito molte voci riguardo al suo ritorno. Alcune di queste sono preoccupanti. Hanno cominciato. Abbiamo richiesto questo incontro affinché potesse spiegare le sue azioni, Shepard. Glielo dobbiamo. Dopotutto ci ha salvato la vita nella battaglia contro Sarem e i suoi Geth. Quindi anzi mi stanno concedendo di spiegarmi perché sono con Cerberus. Non è che mi chiedono, ma come possi? Ma come? Ma lei è un'eroina, avrà tutto quello che vuole. Un appartamento 800 piani sul Presidium. I collettori stanno rapendo i coloni umani nei sistemi Terminus. Quel che è peggio è che riteniamo che lavorino per i razziatori. I sistemi Terminus sono fuori dalla nostra giurisdizione.
I vostri coloni lo sapevano quando hanno lasciato lo spazio del consiglio. Non ha colto il punto della faccenda, consigliere. Sono coinvolti i razziatori. Ah, sì, i razziatori. La razza immortale di navi senzienti che si presume sia in agguato nello spazio oscuro. Abbiamo già discusso tali affermazioni. Cioè, ancora non ci credono. Shepard, nessun altro ha parlato con l'ologramma su Ilos che ti ha rivelato l'esistenza dei razziatori. Solo tu e il tuo equipaggio avete parlato con la Sovereign. Io ti credo, ma senza delle prove provenienti da altre fonti, gli altri continueranno a pensare che l'attacco dei Geth fosse opera di Saren. Mio Dio. Tornate su Ilos e parlate con Vigil, oppure esaminate ciò che resta della Sovereign. È ovviamente una tecnologia molto più avanzata della nostra. L'ologramma su Ilos non è più funzionale. E non abbiamo trovato niente che suggerisca che la Sovereign non fosse una creazione dei Geth. I Geth sono capaci di notevoli conquiste tecnologiche. Probabilmente è per questo che Saren li ha reclutati. Questa teoria dei razziatori dimostra quanto fragile sia il suo stato mentale. Lei è stata manipolata. Da Cerberus e prima ancora da Saren. Ma da che cosa mi devo sentir dire? Saren era un organico. I Geth non l'avrebbero mai accettato come capo. L'hanno seguito soltanto perché era l'agente della Sovereign. Saren era un individuo persuasivo e carismatico. Ha convinto i Geth che i razziatori erano reali, così come ha convinto lei. Faceva parte del suo piano per attaccare la cittadella. I razziatori sono soltanto un mito che lei insiste a perpetuare. Oh, io spacco la faccia. Crediamo nella sua buona fede, ma ciò non significa che siano veri. Cerberus aveva ragione, siete solo delle teste di... Ho impedito a Saren di conquistare la cittadella. Ho sacrificato vite umane per salvare questo consiglio. Ci troviamo in una posizione difficile, Shepard. Lei lavora per Cerberus, un nemico giurato del consiglio. Questo è tradimento, un delitto capitale. Questo è troppo. Shepard è un'eroina. Appartengo anch'io a questo consiglio e non permetterò un simile affronto. Pazzesco. Forse esiste un compromesso. Non un riconoscimento pubblico, dati i suoi legami, ma qualcosa che dimostri un supporto ausiliario. Shepard, se terrà un basso profilo e limiterà le sue operazioni ai sistemi Terminus, il Consiglio è disposto a offrirle il reinserimento negli spettri. Cioè, questi mi stavano pure condannando a morte. Pena capitale, perché lavoro per Cerberus. Cioè, ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto? Depensanti totali. Che significa? Dovrò cominciare a compilare rapporti? Non sarà necessario. È un segno di buona fede da parte nostra. Non possiamo farci coinvolgere in un'indagine riguardante le sparizioni dei coloni nei sistemi Terminus, ma il suo reinserimento negli spettri dimostra il nostro supporto personale. E vabbè, è un onore. Andata al diavolo, no. Io lo voglio il reinserimento negli spettri. Accetto la vostra offerta. Buona fortuna con le indagini, Shepard. Speriamo in una risoluzione rapida e in una fine rapida delle sue relazioni con Cerberus. Beh, è andata meglio di quanto sperassi. Ti rendi conto che l'offerta del consiglio è solo simbolica? In realtà non faranno niente. Esatto. Non ho bisogno del loro aiuto. Mi serve che lei li tenga lontani da me. Non dovrebbe essere troppo difficile finché resterai nei sistemi Terminus. Anderson, dobbiamo parlare di... Shepard, cosa ci fa lei qui? Questo non ci voleva. Sono passata a vedere come stava Anderson. Non c'è bisogno che tu menta per me. Ho invitato qui Shepard per parlare con il consiglio. Abbiamo appena concluso l'incontro. Che cosa? Consigliere, le parole tempesta politica significano qualcosa per lei? Il consiglio ha reintegrato il mio grado di spettro. È sufficiente che me ne stia alla larga nei sistemi Terminus. Sì, capisco come un tale accordo soddisfi entrambe le parti. Ma non avrebbe dovuto stringerlo senza prima consultarsi con me, consigliere. Non devo risponderne a lei, Udina. Perché non torna nel suo ufficio e ci riflette un po' sopra? Ma certo, consigliere. Buona giornata a entrambi. Mi dispiace, Udina non ha mai accettato il fatto che io abbia ottenuto una posizione nel consiglio e lui no. A volte devo ricordargli qual è il suo posto.
Ricordiamo che io ho scelto che Anderson fosse consigliere, ma poteva andare in modo diverso. Cioè, se io avessi scelto alla fine di Mass Effect 1 che il consigliere dovesse essere Udina, questa scena sarebbe stata totalmente diversa. Il consigliere sarebbe stato Udina. Quindi sarebbe stato tutto l'opposto. Perché non lo licenzia? Perché lo tieni con te? Ha la sua utilità. Se vuoi qualcosa sulla cittadella, lui sa come ottenerla. Inoltre è sempre felice di partecipare a tutte quelle occasioni formali che io detesto. Come sono stati questi ultimi 2 anni? Lavorare nel consiglio non è come avevo previsto di trascorrere la vecchiaia. A volte mi sembra di sbattere la testa contro un muro. Conoscere la verità sulla Sovereign è un peso. Mi provoca degli incubi. Non posso biasimare gli altri se non vogliono crederci. Ma so quanto sia importante. Perciò continuo a provare. Combatto per la giusta causa, no? Lasci perdere Udina e il consiglio. Si unisca al mio equipaggio e ci aiuti a fermare i collettori. Sono troppo vecchio per correre in giro per la galassia. Nonostante le mie lamentele, ho un lavoro importante da svolgere qui. La prima linea è responsabilità tua. Quanto ci è voluto per riportare questo posto alla normalità dopo la battaglia? Ci stiamo ancora lavorando. Le principali aree commerciali e gli agglomerati più popolati sono completi, ma i lavori per il ripristino totale sono in ballo da 5 anni. I custodi riescono sempre a sorprenderci. È come se le nostre riparazioni fossero un fastidio. Noi costruiamo una nuova paratia grezza e dopo qualche giorno loro l'hanno resa perfetta. Non sembrano così forti e non so proprio da dove prendano tali risorse, ma non ce l'avremmo mai fatta senza di loro. Allora, quando dice sono in ballo da 5 anni, secondo me è un errore di traduzione, perché sono passati 2 anni, quindi forse intende che sono dei lavori, dei progetti di un lavoro che copre 5 anni. Penso che intendesse questo. Grazie Frabot127. I custodi, per chi non lo sapesse, velocemente sono degli esserini che si trovano in giro per la cittadella. Nessuno sa che cosa siano, anche se noi abbiamo scoperto che cosa sono. Che praticamente si occupano e curano la cittadella. E non sono analizzabili, non si può interferire con essi. Altrimenti si autodistruggono. Mi sorprende che nessuno riconosca che la Sovereign non è tecnologia Geth. Non hanno esaminato il relitto? Non è rimasto molto da esaminare. Diversi pezzi si schiantarono sulla stazione. Fu il caos, con tutte le razze intente a setacciare gli agglomerati in cerca dei morti. Recuperammo il possibile, ma tra i custodi e i recuperi non autorizzati non siamo riusciti a salvare neanche la metà della nave. Un'altra ragione è che non vogliono ammettere la verità sulla Sovereign. L'ultima volta che ci siamo visti stavamo ancora affrontando i superstiti. Sono sempre più disorganizzati. È da tempo che non viene più definita guerra. È più un lavoro di pulizia. Non vanno comunque sottovalutati, ma sono mesi che non subiamo perdite. Appena una nave civile individua un enclave, inviamo una squadra a ripulirla. Non sono più gli spauracchi di un tempo. Kaidan Alenko, chiediamogli di Kaidan. Che ne è stato del tenente Alenko dopo la distruzione della Normandy? Il comandante Alenko è ancora nell'alleanza, ma è stato assegnato a una missione speciale. Sono informazioni riservate. Non posso dirti di più. Non finché lavori per Cerberus. Mi dispiace. Quindi è stato promosso a comandante, però non sappiamo nient'altro. Devo andare. Ma certo, Shepard, capisco bene. Vorrei poter fare di più per aiutarti. Ma se mai vorrai parlare, sarò qui. Fammi soltanto un favore. Attenzione. Non fidarti di Cerberus. Ma io non mi fido pienamente di Cerberus. Va bene, abbiamo fatto visita al nostro caro amico, il comandante, il capitano Anderson, che ora è il consigliere Anderson. Abbiamo visitato tutto, possiamo tornare alla Normandy. No, dalla distruzione della Normandy, cioè dalla distruzione cittadella alla distruzione della Normandy,
Sono passati 2 mesi. Lo dice all'inizio del gioco. Quindi c'è la guerra contro Saren, 2 mesi in cui praticamente c'è una sorta di guerra con i Get rimasti, quella di cui parlavano prima, il motivo per cui Shepard è stata distrutta, cioè insomma era in giro a fare ste missioni. E poi passano 2 anni. No, non sono passati 5 anni da... Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato. Sì. Ah, Samesh Bhatia, questo non ve lo ricordate sicuro. Era quello, quell'uomo che al presidio mi aveva chiesto di trasportare il corpo di sua moglie morta su Eden Prime perché volevano fare degli esami su di lei. Invece lui voleva che gli restituissero il cadavere della moglie. E io ho convinto il tizio a rilasciare il cadavere. Nirali Bhatia. Sì, me la ricordo, ecco, perfetto. Benissimo, mi ringrazia e tutto il resto. Ho aperto quel ristorante che mia moglie aveva sempre desiderato sulla Terra. Appesa alla parete c'è la foto di Nirali e i soldati dell'Alleanza mangiano gratis. Che carino. Emily Wong. Emily Wong ancora in vita? Come mai ha rinunciato alla sua copertura di 2 anni? Ma non ha offerto un'intervista esclusiva alla sua giornalista preferita. Quando esce a prendere una boccata d'aria, se le va di parlare, me lo faccia sapere. Va bene, se c'è da parlare con Emily Wong, ci parliamo. Innanzitutto vediamo che ho comprato delle cose. Io direi di guardare. Innanzitutto ho un tipo di pesce. E gli devo dare da mangiare. Non me lo devo scordare. Vedete là sopra il cibo è comparso. E i pesci vanno a mangiare. Ragazzi, ricordatemi ogni volta di dare da mangiare al pesce. E qui c'è il cricetino. Oh, ciao cricetino. Oh. Vabbè. Che cuti. Lo chiamiamo Carmelo. Lo chiamiamo Carmelo. Ora lui è Carmelo, il mio cricetino. Prevedo pesci morti. No, no, ragazzi, ce lo dobbiamo ricordare, per favore. Comunque abbiamo preso anche Kasumi. Kasumi dove cavolo sta? Ve lo ricordate? Perché io sbaglio sempre. Ah, qua. Ah, lo dice nel... C'è scritto, meno male. No, questi sono i bagni. Guardate che bel posto che ha... Ma guardate che posto bellissimo in cui sta Kasumi. Ma scusate, io lo voglio come mia personale cabina. È un ubriaco, è diventato un ubriacozza. Mettici pure questo. Beh, Kasumi mi sta guardando in questo momento. Sono già ubriaca. Cioè, ma guarda, c'è pure là il lettino solare. Guardate che bello. Qui la gente parla e io sento tutto. Di solito viaggio nascosta nelle stive di carico. È bello avere una finestra a cui affacciarsi una volta tanto. Andiamola meglio con la modalità fotografica. Vedete che carina Kasumi. Sta un po' coperta, però. Fa freddo, quindi. Il sergente logistico Gardner potrebbe essere un genio del male. E sottolineo, del male. A proposito, devo Alcuni portare. Credono che cucini male apposta per vederci soffrire. A me piace il suo ramen. Però ammetto che è difficile rovinarlo. È il mio quadro preferito, dipinto per me da una bambina prodigio di Elysium. Lei era una meraviglia. Venne rapita da alcuni schiavisti che speravano di rivenderla su Omega. Non potevo permetterlo. Fingendomi un potenziale cliente, chiesi di visitare la nave degli schiavisti. Una volta a bordo, liberai la bambina e la portai in salvo. Mi dipinse questo quadro mentre tornavamo indietro.
Non sai che emozione vederla all'opera. Oh, pure le rose ci sono qua. Quello l'ho rubato per scommessa. Credimi, su Ilium era in programma una mostra itinerante di reperti terrestri. La sicurezza era ai massimi livelli e Keiji mi sfidò a rubarlo. Feci irruzione, violai i sistemi di sicurezza e neutralizzai qualche guardia, sostituendo l'originale con una copia da 4 soldi. Non se ne accorse nessuno. Il mio primo lavoro in un museo. E certo non l'ultimo. La rosa rossa era la mia firma quando ho iniziato a lavorare. Ne lasciavo una al posto degli oggetti che rubavo. Tipo Milord. Mi resi conto che era una sciocchezza. Lui riusciva a tenere a freno il mio eccessivo sentimentalismo. Mi sento un po' fuori luogo. A bordo di una nave non c'è granché da rubare. Basta che non mi rubi il mio cricetino. Stupida. No, scherzo. Andiamo a portare il cibo al Gardner. Bambina prodigio come mia nipote, sì. Comandante, i rifornimenti che ha portato erano perfetti. Le sono debitore. Ho già preparato la mia famosa gumbo di calamari. Ecco, la provi. A dire la verità, è basata su una ricetta Asari. Mi sembra un po' cannibalesco con le loro teste piene di tentacoli e tutto il resto, ma sanno cucinare bene. Ad ogni modo, grazie ancora. Mi è stato di grande aiuto. Non ho detto se era buono o meno, Gardner. Però ho appena detto la frase sui cosi. Ok. Allora, adesso si può fare due punti. Vabbè, adesso sì, adesso stacco perché ho detto che avrei staccato alle 16. Però posso fare o Kasumi o Zaid o il signore del Krogan o il coso. Deciderò io la prossima volta. Forse farei la missione di Kasumi perché è simpatica, è molto carina. Vediamo. Oppure reclutiamo qualcun altro. C'è un signore della guerra e un prigioniero chiamato Jack da liberare. Un signore della guerra Krogan, sì, lo posso dire, sì. Perché alle 16? Perché ho da fare, purtroppo. Purtroppo ho altro da fare, ragazzi. Mi dispiace perché io avrei continuato a giocare molto volentieri, ma non puedo. Sì, avevo detto 17, ma devo staccare adesso. Avrei voluto, ragazzi, avrei voluto, giuro. Io sarei rimasta fino a tipo domani, però non è possibile. Quindi continuiamo forse domani dopo Contro News, probabilmente 22:30. Beh, buonanotte, ragazzi. Perché dico sempre buonanotte se ancora è giorno? Buon proseguimento di giornata. Ah, e può darsi che dopo Raiden faccia la sua live.